Vado, forza. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupolella capisciera alzata. Mi manca il napoletano, mi manca il napoletano. Passa scambariando per tu lete, con mano a papà ti fa guardare. E vai, vai. E tu fa l'americano, americano, americano. Senta me chi tu fa fa. Alla moda, a se bevi whisky e soda, moda siente disturbata, tu a pallo rock and roll, tu giochi a baseball, ma esorda per camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa, ok Napolita. Tu fa l'America, tu fa l'America. Yeah. Tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siete a me non c'è sta niente a fa. Ok Napolita, tu fa l'America, tu fa l'America. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Ma guarda come whisky bravo anche nel... rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Yeah! Grazie. Grazie. Ciao, 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 buonasera. Sono Gigi, come ti chiami? Gennaro. Gennaro, io sono già girato perché ho già completato il mio team. Ti comunico che si sono girati Ica Risi e Clementino. Ah, pensavo non si girasse nessuno. Bravo, 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 ottimo. Gennaro, e Rosi? Io sono di Napoli, nativo del quartiere più popoloso e popolare di Napoli, Rione Sanità. Rione Sanità, il grande Rione Sanità, che bello. Sì. Il quartiere... Quartiere di Totò. Di Antonio De Curtis. Sì. Alba, ti sei girato, eh? Mi sono girato, sì, mi è piaciuta la sua vocalità, ma la cosa più speciale è che mi stai ricordando la figura di mio padre, che negli ultimi 20 anni della sua vita restò senza vista. E so il dolore che ha provato, so quanto ha sofferto perché da un giorno all'altro non ha visto più in faccia i suoi figli, né i suoi nipoti, né niente di ciò che a cui... lui era abituato a guardare. Lui non voleva più vivere, ma grazie alla musica nacque un nuovo uomo, mio padre. E oggi in terra rivedo lui. Stessa grinta, stessa voglia di vedere, cioè, la vita. Perdere la vista ad una certa età è veramente drammatico, sì. Però dico una cosa, mi vengono in mente le parole del grande Camilleri. E diceva, adesso che non ci vedo, vedo molte cose che prima non vedevo. È vero. Quindi... c'è solo da imparare. Sei stato veramente fortissimo. Cioè, la gioia che trasmetti mi hai colpito subito. Grazie, grazie molto. Sono... non lo so, sono emozionatissimo. Quanti anni hai? Te lo possiamo chiedere? Certo, 74 compiuti ormai da un bel pezzo. Stai. Sei sposato? Sì, ho una splendida moglie che mi ha accompagnato splendida. Qui e poi ho due meravigliosi figli, mia figlia è qui con mio nipote Roberto e ciao. Sono venuti a sostenermi. Li vedo da qui, mia figlia Valentina. Gigi. Stavolta Ucchigi voglio fare passare, ma non per conquistare Gennaro, io voglio... è il suo momento. Vai, quindi, vai, con il vostro permesso che siete maestro. I gocci che dovete scegliere... Gennaro, Gennaro, che vuoi cantare? Io ti voglio accompagnare al pianoforte, scegliete una canzone. Mi piacerebbe cantare L'amore è una cosa meravigliosa. Vabbè, non ci posso credere. Sì, questo amore splendido è la
la cosa più preziosa che possa esistere. È una cosa irreale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso. Io farei salire anche tua moglie adesso in questo momento sul palco, perché questa è una cosa bella e che la devi condividere con lei. Antonella, vieni. Lei i miei occhi. Eccola. È tutto per me. Sta arrivando, quindi, sta arrivando. Fra pochi mesi festeggeremo anche i 50 anni di matrimonio. Buonasera, signore, buonasera. Allora, com'è stare accanto a Gennaro? Com'è stare accanto a Gennaro? È bellissimo. Non perché è mio marito. Ma si vede che è bellissimo. Tocca a te adesso, Gennaro, devi scegliere. Hai scelto tante cose importanti nella vita, come la moglie. Hai fatto un'ottima scelta. Lo so. Cerca di non sbagliare i gocci, mi raccomando. Scegli quello giusto. Gennaro, c'è un napoletano e due pugliesi. Scegli te. Napoletano che parla sempre troppo. No, ce l'ha con me Loredana Bertini. Io ti faccio comunque i miei complimenti, anche se non mi sono girata, ma sei una bomba. Grazie, grazie, Loredana. Grazie Loredana, grazie, grazie. Io non lo so, che scelta difficile. Devi scegliere tra i Carrisi e Clementino. I Carrisi! Bravo! Che onore, che onore, che onore. Benvenuto. Ti volevo con me, però capisco anche che ha più un senso stare con il team Carrisi. E i Carrisi completano il loro team, quindi avete completato...